Oggi prepariamo le frittatine di pasta. Sul sito ci sono già, ma come sapete ogni tanto decido di svecchiare una ricetta. Vi do gli ingredienti, mentre le dosi le troverete scritte insieme alla ricetta. Ci serviranno della besciamella soda, della scamorza, del salame, della mortadella, scegliete quello che vi piace di più, passati, io per comodità li ho passati nel mixer, del parmigiano ma anche del pecorino, dei bucatini ed una pastella fatta con acqua e farina, eventualmente del pane grattugiato. Un poco di sale, soprattutto se utilizziamo i salumi, tanti salumi. Abbondante acqua, leggermente salata, in ebollizione, mettiamo la pasta. Facciamola cuocere molto al dente, soprattutto i bucatini che in un attimo sono scotti. Li ho tolti e li ho passati sotto l'acqua fredda. Vedete come sono belli sodi? Aggiungiamo subito la besciamella. Io l'ho preparata ieri e l'ho fatta raffreddare in frigorifero, così diciamo ci avvantaggiamo un pochino. Inutile che cerchi, fa bella figura, passa alle mani. Aggiungiamo tutti gli altri ingredienti. Vale sempre il principio che più ci mettiamo e più ci troviamo. Foderiamo uno stampo rettangolare con carta forno e distribuiamo la pasta. Compattiamo l'impasto. Copriamo con pellicola e passiamo in frigo a compattare. Possiamo farlo magari anche la sera prima per il giorno dopo, oppure insomma un paio d'ore, fino a quando sono belli freddi. Quando siamo quasi pronti per friggere, prepariamo la pastella. Mescoliamo, togliamo i grumi, insomma le solite cose che sappiamo noi che stiamo in cucina. Ci succedono solo a noi. Rispetto alla farina, all'incirca il doppio di acqua, deve venire molto liquida. Aggiungiamo il sale. Io li tolgo dal recipiente e li formo così, altrimenti li formate direttamente nello stampo. Con un coppa pasta, ma se non l'avete non vi preoccupate, le tagliate a quadratini oppure con un bicchiere. Schiacciamo, ecco, e formiamo. Quello che resta non è che lo buttiamo, formiamo di nuovo, guardate. Ecco qua, quindi cioè non è che si butta qualcosa. Abbiamo diverse possibilità, li passiamo nella pastella e li friggiamo, oppure nella pastella e nel pane grattugiato, oppure solo nel pane grattugiato, come vi piace di più. Sgoccioliamo, pane grattugiato. Vi lascerò qualche altra idea di ripieno nella ricetta scritta. Passiamo a friggere. Io sto utilizzando olio di arachidi, non troppo bollente, sennò coloriscono subito, 170, e friggiamone poco alla volta.
facciamo cuocere qualche minuto per lato. Siamo pronti per toglierle, belle, questo colore dorato, diciamo 3-4 minuti per lato, dipende anche dall'altezza. Ne facciamo qualcuna pure solo con la pastella. Vediamo come sono venute. Ma poche si taglia con coltello, giusto. Come sono umide, belle, morbide. Che bontà. Tutta la roba fritta, ma la frittura napoletana è una cosa stupenda.